Sono passati 4 mesi dall'ultimo pasto. Puoi ingannarti accontentandoti di alghe congelate, ma sai che la cena è comodamente distesa a più di 300 chilometri di distanza. È così frustrante. L'ultima cosa di cui hai bisogno è un enorme maschio in cerca di guai. A prima vista, l'Artide appare spietatamente privo di vita. Eppure, alcuni animali trovano il modo di prosperare. Anche se qui, la vera forza opera in silenzio, in superficie. Ogni inverno, il ghiaccio marino si forma timidamente, per poi espandersi per milioni di chilometri quadrati. Com'è possibile che questo gelo sia la chiave del nostro intero pianeta? Come un polmone, ogni anno il ghiaccio marino infonde vita nell'Artide, in un ciclo che condiziona il clima di tutto il mondo. Questa è la storia del confine dell'Artide canadese, dove tutto ha inizio. Mi chiamo Bertie Gregory e sono un documentarista di National Geographic. Ogni cosa è a rischio. Siamo tutti in attesa del grande gelo. Le temperature iniziano a precipitare nella baia di Hudson. Ma deve fare molto più freddo perché l'acqua salata ghiacci completamente. Fino ad allora, le foche saranno troppo lontane. E gli orsi affamati non potranno fare altro che attendere. Quella creatura è enorme e, come tutti gli altri orsi polari, si sta avvicinando all'acqua in attesa del grande gelo. Ma per ora il ghiaccio non è pronto. Come vedete, sprofonda sotto il suo notevole peso. Trascorre 4 o 5 mesi sulla terraferma affamato, senza mangiare niente, e sa che appena il mare ghiaccerà, troverà un ricco buffet. Come quest'orso, io ho trascorso molto tempo lungo la costa a osservare. L'Artide è teatro delle più brutali tempeste di neve. Ma oggi il clima è l'ultima cosa di cui quest'orso deve preoccuparsi. Ci siamo. C'è un grosso maschio a sinistra che si sta avvicinando e un maschio ancora più grande a destra. Prepariamoci all'azione. Gli orsi stanno lottando. Dopo aver ascoltato questa musica fin troppo drammatica, potreste pensare che quei due si stiano sfidando in una battaglia all'ultimo sangue, ma in realtà in questo periodo dell'anno i maschi non hanno motivo di combattere. Non ci sono femmine in calore, non c'è cibo. In realtà, siamo di fronte a una bella amicizia e guardateli, dopo essersi azzuffati, ora schiacciano un pisolino insieme. Anche se sono solitari per buona parte dell'anno, quando si incontrano, i maschi possono essere molto giocosi. Spesso fanno coppia con un amico perché, tra un paio di mesi, saranno sul ghiaccio ad affrontare battaglie letali per potersi accoppiare. Gli orsi polari si sono adattati alle sfide di questo luogo ostile. Le enormi zampe bianche di 30 centimetri sono come racchette da neve. Distribuiscono il peso sul ghiaccio sottile. I corti artigli ricurvi e i morbidi cuscinetti impediscono loro di scivolare.
Grazie alla testa stretta e al lungo collo, afferrano le foche nei fori nel ghiaccio che usano per respirare. E se devi tirare fuori dall'acqua una foca di 270 kg, degli impressionanti canini e dei robusti premolari ti consentono di mordere in profondità. Ma attenzione, la chiave dell'adattamento è l'incredibile isolamento termico. Se passiamo da una telecamera normale come questa e quella che vi permette di vedermi, a una termocamera, potete notare il calore. Se mi tolgo il guanto, vedete che la mia mano e il mio viso sono arancioni. Significa che il mio calore si sta disperdendo nell'ambiente. Non mi sono adattato a questo posto. Invece, l'orso è di un viola scuro, quasi nero. La ragione è la sua spessa pelliccia, che ovviamente io non ho. La mia più grande sfida consiste nel riscaldarmi, mentre la sua consiste nel rinfrescarsi. Ehi, Steve, vedi quell'orso? Sembra molto determinato. Ehi, amico. È possibile che provi ad avvicinarsi? Esistono pochissimi animali che proverebbero a cacciare un essere umano. Gli orsi polari sono tra questi. Ehi! Rallenta! Rallenta! Ehi! Non siamo una preda facile. Ehi! Ehi! Rallenta! Ehi! Rallenta! Rallenta! Non voglio colpirti con un sasso. Ehi! Va via! No, no, no! No! Bravo, seduto. Giù. Ecco fatto. Steve gli ha detto di sedersi e lui l'ha fatto. Incredibile. Ehi, non fare scherzi. Quest'orso dovrà aspettare il grande gelo per sfamarsi. Insieme agli altri, intenti a ingannare il tempo lungo la costa. Inizialmente, la forza più potente dell'Artide è fragile, molto fragile. Così delicata che può spezzarsi tra le nostre dita. Cresce centimetro dopo centimetro quando nessuno osserva. Ma quando è inizio, non c'è modo di fermarla. L'acqua precipita a 1,7 gradi sotto zero e il grande gelo è finalmente giunto. Alla fine, le migliaia di chilometri di acqua si sono trasformate in un percorso duro come la roccia attraverso l'oceano. Gli orsi polari dipendono dal grande gelo da millenni. Il problema è che il riscaldamento globale ritarda il suo arrivo di più di un giorno ogni anno. Significa che questa generazione ha perso almeno un mese di caccia rispetto a quella precedente. Dobbiamo cambiare le cose e salvare il sistema di raffreddamento più vitale del pianeta. Si allontana, lento ma deciso. Il nostro orso si fa strada sull'oceano finché il ghiaccio glielo consente.